è stata una prima molto molto bella, ma soprattutto molto partecipata. Già ripartita la stagione teatrale a Terranuova Bracciolini, una ripartenza accolta con entusiasmo da tutta la comunità e gli appassionati di teatro dopo i lavori di efficientamento energetico che hanno interessato l'auditorium Le Fornaci. Ed è questo il messaggio che vogliamo dare con la riapertura dell'auditorium. È un luogo vivo della nostra comunità e per questo è necessario che sia partecipato e che sia vissuto. Quindi da d'ora in poi invitiamo tutti i cittadini a rendersi partecipi della stagione teatrale molto molto bella che Canter Strasse ha preparato per noi. La stagione è curata dalla compagnia Canter Strasse e prevede 20 appuntamenti dedicati a fasce di pubblico di tutte le età. Quest'anno abbiamo puntato molto sul teatro per famiglie, il teatro ragazzi, quindi le domeniche o i sabati a teatro, e poi avremo però anche una bellissima stagione serale con spettacoli molto particolari, una rivisitazione del Pluto, quindi della cultura classica greca. Avremo invece un autunno d'agosto che invece parla appunto degli eccidi nella Lunigiana, e poi avremo addirittura uno spettacolo che mischierà prosa e lirica, che è la Cameriera di Puccini a marzo, in cui appunto andremo a indagare la vita di uno dei più grandi compositori italiani di musica classica. E poi progetti speciali, tanta formazione, laboratori per ragazzi e per adulti, sono ripartiti, i corsi sono pieni, siamo felicissimi, e un progetto speciale dedicato a Verne. Infatti nel periodo natalizio la nostra compagnia farà appunto una produzione dedicata a Dalla Terra alla Luna di Verne, e poi invece verrà realizzata anche una mise en espace, un laboratorio molto particolare per i bambini più piccoli legati a 20.000 leghe sotto i mari.